La gara è stata molto veloce, 3,5 giri, il percorso è stato allungato e portato fino a 8,1 km per questo trofeo città di Crecchio. L'ordine d'arrivo maschile ha vinto il padrone di casa Alberico Di Cecco, che fungeva anche da organizzatore, ha vinto con il crono di 27,35 e ha battuto nell'ordine Anthony Scarinci, stessa società Vini Fantini 27,51, poi Alessio Bisogno, passo logico 28,37, quarto posto per Davide Ricciutelli, tocco runner 29,15, quinto Domenico Caporale, runner Schieti 29,19 e poi a seguire Raia, Mancini, Perta, Viti e Tardivo. In campo femminile un volto relativamente nuovo di un'atleta giovane abituata a gareggiare in pista, Marica Monaldi dell'Unione Atletica Abruzzo 33,12 davanti a Sara Di Prinzio, runner Schieti 33,49, terza piazza Francesca Azzulli, podisti Frentani 34,16, quarto posto per Barbara Mariano, Pretuzzi runners Teramo 35,34, quinta Nella Patrizia Ruberto. Ascoltiamo i vincitori. Questa forse è la gara a cui la SD Vini Fantini tiene di più, è il memorial di Antonio Sciotti, è uno di noi che non c'è più, però fondamentalmente lo ricordiamo oggi per tutto l'anno, quindi questa sera poi mi sono lasciato un attimo trascinare perché le note della fanfara, l'atmosfera, il decennale, ci tenevo veramente anch'io a lasciare un'impronta in questa gara che sta diventando veramente un evento importante. È stata una bella gara, la temperatura era ideale in quanto non c'era il caldo torrido degli scorsi giorni e sono stata molto bene, ho avuto delle belle sensazioni, mi sono mantenuta in prima posizione sin dall'inizio e nonostante avessi delle avversarie molto valide. E sono molto contenta di questa vittoria, è la prima coppa che riesco ad ottenere, quindi sono felice, spero sia la prima tappa di una serie di altre tappe, insomma, così.